Ciao e benvenuta o benvenuto all'episodio numero 107 di Musicista Vincente. Mi chiamo Luca Esposito, sono laureato in trombone e oggi parleremo del mio primo concorso. Ti racconto un po' com'è andata questa esperienza, come mi sono preparato, cosa ho imparato, in modo da estrarre qualche consiglio e suggerimento utile anche per te. Come sempre ti invito ad iscriverti al canale o al podcast, se è qualcosa che puoi fare anche mentre guardi o ascolti questo contenuto. Ti invito anche a condividerlo con qualcuno nel caso che lo possa trovare interessante, infine puoi finanziare questo progetto e puoi scoprire di più come sul sito. Allora, tornando al contenuto di oggi, abbiamo detto che quello di cui parleremo è di come ho affrontato questo mio primo concorso e poi vedremo com'è andata e cosa ho imparato da questa esperienza. Allora, dirla tutta, in realtà questo non è stato il mio, anche in passato, però parliamo di esperienze che risalgono a quasi 10 anni fa, e per quanto riguarda il percorso della mia vita è come se fosse in realtà passato molto. Ho fatto un percorso molto lungo e strutturato, quelle due esperienze lì non le vado un attimo a considerare, ma sempre in contesti piccolini per diversi motivi, occasioni. Quindi questa è stata la mia prima esperienza nell'ambito di un concorso. Allora, per entrare più nei dettagli, questo concorso era per entrare in una banda militare delle forze armate statale, quindi non so quanti dettagli posso aggiungere da questo punto di vista, quindi almeno per questi particolari rimarrò un attimo sul vago, anche perché non sono rilevanti ai fini di questo. Nel marzo del 2022 e siamo stati convocati per le visite a settembre 2022 e infine poi per la prova musicale a marzo 2023. Sto registrando questo contenuto qualche giorno dopo questo concorso e ho pensato di raccontare un po' questa esperienza. Ho potuto farlo perché in realtà il concorso non è ancora finito, perché questa era solo la prima prova che, a quanto ne so, nessuno ha superato, quindi me compreso. C'è stato un altro giorno di selezione dopo la mia prova, che ho sostenuto in data di martedì 14 marzo. Ci sono stati altri candidati per il 15 marzo, però non so se anche lì c'è stato qualcun idoneo oppure no. Per quanto ne so, nei primi 3 giorni non è stato preso nessuno. Ovviamente spero di avere qualche informazione aggiuntiva su questo in futuro, ma ripeto, quanto riguarda non è molto rilevante ai fini di questa esperienza. Uno potrebbe dire sì, ti sei preparato un anno, magari ci sei rimasto male, non sei magari soddisfatto, ci sarà stato qualcosa che non è andata, mentre la risposta per tutte queste domande, per queste considerazioni, in realtà è no. Sono stato molto molto contento di come ho suonato, sono stato molto contento di come ho provato ad esprimere le mie idee musicali, di esprimere le mie qualità di trombonista. Ho dato quello che potevo dare con la formazione e con l'esperienza attuale. Di più potevo fare ben poco, infatti poi lo vedremo tra poco. È stata sicuramente un'esperienza molto utile, molto formativa e soprattutto un'esperienza che si deve ad accumulare con altre esperienze. Allora, andiamo un po' più nel dettaglio. Il programma previsto per questo concorso consisteva di 2 concerti, Bozzà e David. Di questi concerti ne veniva estratto uno a sorte dal candidato e poi dopo c'erano 2 studi obbligatori. Uno studio del Coprash, il numero 57 per la precisione, e lo studio numero 5 del Beach. Poi dopo era previsto una prova di lettura a prima vista, un brano pescato tra 2 sempre dal candidato, e quello che ho pescato comunque non era molto difficile, non era molto arduo. E poi infine c'era un piccolo colloquio che riguardava le conoscenze del candidato per quanto riguarda il trombone, la banda e via di seguito. Comunque niente di complicato. Allora, per quanto riguarda il concerto, io ho estratto Bozzà e sono stato
contento al 90% di come ho suonato. Per quanto riguarda l'idea interpretativa, sono riuscito a suonare come l'avevo preparato senza grossi errori, nel senso che non ci sono stati errori per quanto riguarda i fraseggi, non ci sono stati errori per quanto riguarda gli acuti. A quanto mi hanno detto alcune persone che hanno ascoltato, era intonato e a tempo, e comunque sono emesse quelle che sono le mie qualità. Quello che ha un po' compromesso l'esecuzione del concerto è stato qualche scrocco di troppo, qualche scrocco che poteva essere evitato semplicemente con un po' di sicurezza e sfacciataggine in più, quella che in Campania chiamiamo cazzimma, cosa che ammetto che non ho, almeno non al momento, più che altro basata sull'inesperienza, quindi sul fatto di andare lì con la sicurezza, un po' con la faccia ci siamo capiti. E quindi trasmettere proprio quella sicurezza di dire sì, io sono qui per prendermi questo posto. Ad oggi è un aspetto che questo ci devo ancora un po' lavorare, ma conta soprattutto l'esperienza, ripeto, il fatto di fare. E le problematiche interne che mi portavo storicamente. Infatti questo progetto nasce proprio per raccontare questo tipo di esperienze, di raccontare gli strumenti utili per superare questo tipo di problematiche. È un percorso che ho iniziato appena 3 anni fa a ridosso della laurea, poi ho continuato ad approfondire per un altro po' di tempo e poi infine mi sono messo in gioco. Dopo la laurea, perché c'è stata anche tutta l'epidemia di Covid, tutte le problematiche legate a questo problema, e infine dall'anno scorso, appunto, come dicevo, ho iniziato a mettermi un po' più in gioco. Quindi, per quanto io possa studiare bene, prepararmi bene, io ho un margine di controllo fino ad un certo punto. Poi, per quanto riguarda anche l'esperienza vera e propria di mettersi lì e riuscire a trasmettere quella sicurezza, quel fatto di dire sono qui a prendermi questo posto, ovviamente posso fare qualche passo in avanti. Invece, per quanto riguarda i due studi, è andata decisamente meglio, nel senso che ho commesso solo un piccolo errore nello studio del coverage sul finale, che non ho preso una nota in chiusura, che è stato un po' peccato perché è andato a rovinare appena appena il finale, mentre lo studio tecnico, che era decisamente ben più tosto, è andato liscio come l'oro dalla prima all'ultima nota. Sono stato veramente contento di questo perché comunque conteneva diversi passaggi tecnici di una certa difficoltà, alcuni passaggi sull'acuto non proprio semplicissimi, ma avendoci lavorato un anno è chiaro che per fortuna il lavoro si è visto. Non ho avuto problemi anche per quanto riguarda la prima vista, che credo di aver suonato senza errori rispettando tutto quello che c'era scritto. Ovviamente, se uno ha suonato così, potrebbe chiedersi: ma perché allora non sei stato idoneo almeno alla prima fase? Perché il concorso in questo caso era strutturato in due fasi. Questa prima prova qui, in cui si venivano eseguiti il repertorio richiesto, quindi un concerto a scelta e due studi, e poi la prova finale con ballo. Era volto ad assumere un primo trombone, e comunque nelle forze armate ci sono tanti strumenti, per esempio c'è la prima parte A, prima parte B, seconda parte A, seconda parte B, terza parte A, terza parte B e via di seguito. È chiaro che probabilmente, essendo il ruolo richiesto quello di primo B, è chiaro che si voleva un po', come dicevo, un po' di esperienza, un po' anche di faccia nel modo pure di presentarsi. Anche perché quando sono andato a vedere il punteggio era piuttosto alto. Era complessivamente, sommando tutte le diverse prove, 97 su 100, quindi non è che è andata malissimo da questo punto di vista. Però magari è mancato, come dicevo, un po' anche quell'atteggiamento. E sono cose che, come abbiamo già visto, abbiamo già detto, non è che uno si può mettere a casa e le può sviluppare. Questo va fatto con tanta, tanta, tanta esperienza e soprattutto non tirandosi indietro, mettendosi in gioco ad ogni occasione. Questo è stato un errore che ho commesso negli ultimi 10 anni perché a causa di tutte le problematiche che avevo, ho sostenuto prevalentemente solo esami in conservatorio, ho fatto giusto qualche audizione interna, ma veramente pochissime, e poi di fuori di questo giovanili. Zero, e tante occasioni zero, proprio perché la paura mi impediva proprio di affrontare queste cose, cioè avevo proprio dei blocchi mentali ed emotivi che
mi hanno veramente poi danneggiato da questo punto di vista. Era un po' un circolo che si autoalimentava, perché tu più non affronti la paura e più questa aumenta. Il punto è che nonostante la paura uno deve affrontare le situazioni. È un discorso questo molto ampio, molto articolato, andrebbe approfondito ovviamente con dei professionisti, sarebbe interessante, ecco, intervistare dei professionisti che ne parlano. Però se uno va a fare già delle ricerche per quanto riguarda la psicologia dello sport e delle prestazioni, comunque si trova molto materiale a questo punto, ci sono anche molti libri che ne parlano, e infatti il mio tipo di lavoro, oltre che sullo strumento, riguarda anche questo tipo di studio e di ricerca. E infatti poi in questi video, in questi contenuti, è materiale, proprio perché sono strumenti che ad oggi purtroppo non è che noi troviamo spessissimo in tutti i conservatori. Detto questo, è chiaro che i passi in avanti sono stati comunque tanti, perché considerando qual era la mia situazione di partenza appena 3 anni fa, quindi il fatto che non riuscissi a suonare davanti a delle persone strane, il fatto che andassi in blocco, il mio corpo non rispondeva, la mia mente non rispondeva, adesso andare lì e comunque affrontare un concorso con una certa tranquillità, riuscendo a gestire l'ansia, la paura e tutte le problematiche, ma avendo soprattutto la piena efficienza del sistema mente-corpo, per me comunque rappresenta un passo in avanti molto molto importante. Da questo è chiaro, come dicevo anche all'inizio di questo contenuto, è che il margine di controllo in realtà è molto ampio, perché quando noi ci andiamo a dotare di tutti gli strumenti necessari, poi il fatto di riuscire a fornire una buona prestazione è la logica conseguenza. Su questo punto mi viene in mente una frase dell'allenatore di calcio Zeman, che diceva: la prestazione, o meglio, volevo dire, il risultato è casuale, la prestazione no. Quello che giustamente sottolinea questa frase è che noi sulla prestazione possiamo avere il 100% di controllo. È tutta sotto la nostra responsabilità quello che noi facciamo nel momento della prestazione. Quello che ovviamente non possiamo avere controllo è il risultato, perché è chiaro, dall'altro lato c'è una commissione che deve valutare, userà dei parametri, farà delle considerazioni e ti riterrà idoneo o meno in base a quella che è la situazione. Su questo è chiaro che noi non possiamo avere controllo, ma possiamo avere controllo su quello che noi facciamo nel momento in cui andiamo a suonare. Dato che comunque per tutti vale il discorso che si manifestano ansia, paura, insicurezza e quant'altro, noi su questo possiamo avere controllo, e lo possiamo avere esercitando un certo tipo di studio su noi stessi, dotandoci di questi strumenti e capire come dobbiamo lavorare. Siccome, ripeto, in passato per me era difficile già fare lezione con il mio maestro, su questo è chiaro che sono molto 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 contento, perché sono andato lì. Comunque tutta la preparazione nel corso dell'anno è stata svolta in maniera corretta, nel senso che sono andato a rivedere tutto ciò che ho fatto in questi giorni, ma sostanzialmente non cambierei niente, perché più di quello che ho fatto non potevo fare. Mi sono confrontato con dei maestri, con persone più preparate di me, è stato fatto un certo lavoro tecnico, è stato fatto un certo lavoro musicale, poi è stato fatto tutto il lavoro ovviamente poi mentale sulla prestazione, quello è stato gestito per conto mio. Ovviamente quello fa parte comunque della mia routine, quindi parliamo per esempio della meditazione, di fare degli esercizi specifici per controllare l'ansia e la paura, poi c'è tutta una preparazione anche fisica che permette di stare al 100% e di affrontare al meglio dei problemi. Su questo c'è poco da cambiare. Sono veramente contento della mia prestazione, anche perché la prestazione, quando noi andiamo a fare un'audizione, un concorso, un esame, un concetto, in realtà è più una fotografia che altro. Quello che voglio dire è che la giornata storta, a ben vedere, capita a tutti, anche se andiamo a vedere in campo musicale o in campo artistico in generale o anche in campo sportivo, la giornata storta capita a tutti. Però quello che vale è il percorso, il lavoro quotidiano. Ovviamente nel mio caso non è stata una giornata storta, perché mi sono organizzato anche da questo punto di vista in modo da avere meno problemi, meno interferenze possibili. Mi sono recato a Roma un giorno prima, ho fatto il viaggio
con calma, mi sono scelto una struttura vicina in modo da non avere problemi. La sera prima ho riposato, mi sono rilassato, ho visto le mie cose, quindi mi sono tutto organizzato anche tutto il mese precedente, ho studiato in una certa maniera, ho apportato delle piccole modifiche alla mia quotidianità man mano che mi avvicinavo, sono andato a strutturare tutta una serie di cose in modo da avere meno problemi. Anche per quello che riguarda la gestione emotiva, man mano che mi avvicinavo mi sono andato magari ad approfondire alcuni strumenti per fare in modo che l'ansia non mi paralizzasse, che la paura non mi bloccasse, e tutte queste cose qui hanno dato il loro frutto. Per sempre degli step in avanti, per me è già un grandissimo risultato che vado da una parte, mi presento, non ho problemi, non mi si blocca nessuna parte, e metto lì e suono esattamente come mi sono preparato. Riesco anche a divertirmi, perché è una cosa che in passato per me non esisteva proprio, e me ne vado sapendo di aver dato tutto, di aver espresso il mio potenziale vicino al mio massimo. La mia prestazione si avvicina sempre di più a quello che è il mio massimo potenziale. Me ne vado contento e soddisfatto, ma soprattutto senza rimpianti. Questa è una cosa che in passato mi flagellava, perché quando chiunque di noi studia tantissimo a casa e si prepara per un determinato evento, mettiamo che tu da 0 a 100 per quell'evento ti riesci a preparare 90. Poi quando vai a fare quell'evento e riesci a dare 50, 60 o anche meno, ovviamente i rimpianti sono tantissimi. Ci sta tutta una serie di pensieri che dopo ti porti nei giorni successivi. Ma se avessi usato di più, ma se mi fosse uscita quella frase, ma se lì avessi fatto in quel modo, ma se in quell'altro punto invece di fare così avrei fatto cosa. Sono tutta una serie di pensieri che rovinano l'esperienza musicale nel suo insieme. Non è che ti viene rovinata solo quella prestazione singola, ma vengono contaminate anche quelle dopo. Quando invece uno fa tutto un tipo di lavoro e riesce a fare in modo che io vado a suonare e sto suonando al 90% come se stessi suonando a casa, tu riesci a dare tutto e te ne vai comunque contento. Poi è chiaro che sarei stato un po' più contento se fossi stato idoneo almeno alla prima selezione e avessi potuto giocarmi anche la finale. È chiaro, il fatto che mi sono divertito e che comunque ho fornito una buona prestazione non significa che io sia contento del risultato, questo no. Però essere contenti della prestazione ed essere contenti del risultato sono due cose diverse. Perché se io sono contento della prestazione significa che mi sono divertito, è stata un'esperienza utile, ho dato tutto quello che potevo dare con le mie capacità attuali e che la prossima volta adesso devo prendere le informazioni che ho estrapolato da questa esperienza e giocarle anche la prossima volta in modo da fare un pochettino meglio. Come dicevo, la cosa principale per quanto riguarda l'esecuzione vera e propria, sicuramente sono stati un po' di scrocchi di troppo in alcune frasi, tutto sommato anche tranquille, perché questi errori non si sono manifestati per esempio su un passaggio acuto o su un passaggio tecnico, ma su alcune frasi un po' più tranquille, quindi potrebbe essere sintomo di un certo rilassamento mentale. E poi in generale sicuramente avrebbe premiato di più avere un po' più di cazzimma, eccolo, torniamo a ripetere in napoletano, quindi avere un po' più di faccia tosta, di sfacciataggine. Sicuramente fa sempre bene dimostrare un po' di quella sicurezza in più, però sono piccole cose che ovviamente nei prossimi mesi potrò lavorare, potrò mettere a posto. Questo poi mi è stato anche confermato dal confronto con il mio maestro, che è venuto comunque subito dopo il concorso. Gli ho esposto un po' come era andata, gli ho raccontato un po' di tutta l'esecuzione, di tutto il concorso, e comunque si è trovato sostanzialmente d'accordo con quella che è stata la mia analisi. Quindi sì, abbiamo fatto un certo tipo di lavoro, se tu sei contento e mi garantisci che hai fatto tutto quello che potevi fare, effettivamente è un problema di esperienza, ma ovviamente si mette a posto un po' anche da sé da questo punto di vista, perché comunque suonare per un'audizione o un concorso o fare i concerti sono due cose comunque un po' diverse. Poi ovviamente ci possiamo avvicinare sempre di più al nostro massimo potenziale in ogni circostanza, ma comunque è un lavoro che va fatto nel tempo. Quindi questo è stato un po' con
contenuto, non c'è tanto altro da dire. Se magari hai delle curiosità, vuoi farmi qualche domanda, vuoi capire qualche aspetto che magari accennate e non approfondito veramente fino in fondo, ti invito a scrivermi e a contattarmi, non è un problema, ti risponderò più che volentieri. Ti invito come sempre a far crescere questo progetto in modo da essere utile a più persone, quindi ne fare sempre più contenuti da portare qui su questo canale o sul podcast. Puoi iscriverti, mi raccomando, puoi condividere questo contenuto con chi lo trovi utile e finanziare soprattutto questo progetto in diversi modi andando sul sito. Ti ricordo che ci sono anche diverse risorse gratuite, per esempio la mia tesi di laurea su uno strumento degli ottoni, anche se ho visto che viene scaricata anche da altri strumenti, quindi non necessariamente dalla famiglia degli ottoni. Per i trombonisti c'è una wall letter in cui condivido informazioni specifiche e analisi del repertorio, c'è la masterclass gratuita sulle prestazioni musicali e infine un incontro gratuito per supporto psicologico che è diverso dalla lezione di prova. E infine i prodotti e servizi, i miei ebook, Tecnica 9x e Time Management, il primo sulla tecnica e il secondo sulla gestione del tempo, il mio videocorso e infine le lezioni e le coaching private. A differenza dell'incontro di supporto, la prima lezione con me non è gratuita ma è previsto comunque un rimborso. Quindi direi che per questo contenuto è tutto e ti do appuntamento al prossimo.